Non sarà un'avventura. Dai! Questo amore è fatto solo di poesia. Non sei mia, non sei mia. Fino a quando dormi miei avrà luce per guardare gli occhi tuoi. Dai, insieme! Oggi Lucio Battisti avrebbe compiuto 73 anni e quindi mando alla sua anima un applauso. Vi racconto un aneddoto veloce. Domenica 23 aprile 1972, secondo canale Rai, dal Teatro delle Vittorie Roma sta andando in onda Teatro 10. La trasmissione è in bianco e nero. Anzi, soprattutto nel bianco che più bianco non si può, tipico delle piccole scenografie dei grandi show di Antonello Parqui. Alle 21.47, quindi un po' di tempo fa, scatta l'ora di un evento eccezionale nella storia della televisione italiana. Per la prima volta, unica e ultima volta, cantano insieme Mina e Battisti. I due giganti del pop italiano, i due artisti più geniali e irregolari della patria canzone, i due colossi che scelsero di sparire dalla scena dopo averla occupata fino alla massima capienza grazie a una combinazione irripetibile di genio, carisma e mistero, e hanno creato una storia straordinaria. È storia, forse minima, ma è certamente storia. L'evento dura 8 minuti e 20 secondi e rimane, è rimase nella storia per sempre. Mina e Battisti. Grazie a tutti, Antonello Donna, Laura Lorè, dottor Noè, Salvo Lorè, grazie. Grazie, grazie a tutti di essere venuti, grazie.